Sto scrivendo un libro. Si intitola Complotti e misteri d'Italia da Piazza Fontana alla vittoria dei Jalis. Ma che cazzo c'entrano i Jalis? Appunto! Ho un testimone chiave. Nessuno sa chi sia, qual è il suo vero nome, la sua età. Ma soprattutto nessuno l'ha mai interrogato. Strage di Piazza Fontana, rapimento Moro, Ustica, lo Ior, i delitti di Sindona e Calvi, l'ascesa di Berlusconi, i Giorgelli e la P2, il Col di Turone, lo scudetto alla Juve. Quest'uomo ha assistito ad ognuno di questi avvenimenti. Ma Marco, te sei fissato con sta storia dei complotti? Dammi retta a me che sono il tuo editore, lascia perdere. Lei è il mio tassello mancante. Cosa ne sa della teoria del complotto? I complotti non esistono mica, sa? Mamma diceva sempre che le cose accadono per caso. Funziona così in Italia. Tutto succede a nostra insaputa. Lo diceva anche quel ministro a proposito di una casa. E sempre per caso vinse un mucchio di soldi a un quiz televisivo. E mi parve opportuno metterli al sicuro in banca. Ma quella banca non mi sembrò molto sicura. Così cambiai idea. Una parte li donai in beneficenza alla chiesa per opere religiose o cose così. Arcivescovo Marcinkus! E gli altri decisi di spenderli. Quanto ho viaggiato io. Visitai Londra. A Ustica vidi delle comete straordinarie nel cielo. Wow! A Bologna persi il treno e dimenticai persino il bagaglio. Allora cominciai a correre, a correre, a correre. Lei non ci crederà, ma io corro come una miccia corta. Ah, vedi, questa me la voglio proprio scrivere. A Roma lavorai come scenografo per una compagnia teatrale d'avanguardia. Controrivoluzione! Ma non capivo molto i loro testi e non erano simpatici come quell'attore che conobbi al circolo di mio zio. Bello, bellissimo! È possibile provare anche con birra? Pare che ora sia diventato una vera celebrità, sa? Mamma diceva sempre, la vita è uguale ad un governo tecnico. Non scegli mai quello che ti capita. Ma quello è il mio autobus! Corri a scuola, Forrest! Corri! Ha dimenticato la sua roba! Pagare casa Scaiola. Londra, appuntamento con Calvi. Michele Sindona. Vuoi un cioccolatino? No. Un caffè? Intercettare volo a Ustica. Stazione di Bologna. Esplosivo. Andreotti. E due lì Giugelli. Piano di rinascita democratica. Discesa in campo di Berlusconi. Forza Italia. Controllo stampa ed editoria. Oh, sei fissato con sta storia di complotti. Lascia me. Mamma diceva sempre che stupido è chi lo stupido fa. Pronto, il cavaliere non è più di moda? E chi ci mettiamo? Mario Monti? È iscritto?